Allora ci siamo, a tornare in diretta gli ultimi minuti per il nostro pungiglione, chiaramente un sacco di cose da dire anche con i nostri ospiti, poi cerchiamo di essere bravi nell'approfondimento, ma poi succede che tante volte insomma si raccontino due o tre cose e poi chiaramente si lascia anche un pochino la fame, perché vorresti sapere ancora di più, ma poi il tempo è quello che è, quindi va bene. Buongiorno all'ennesimo ospite di questa giornata con noi, di questa mattinata con noi, lunedì 8 settembre, Vincenzo Di Bonaventura, questo mitico attore che ormai ci fa emozionare da un bel po' di tempo. Buongiorno caro, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Bene? Bene. Allora, grazie per aver accettato l'invito, chiaramente la domanda era giusta. Da quanto tempo fai l'attore, Vincenzo? Credo 44. 44 anni, dobbiamo festeggiare, eh? Quando arriviamo quando? A 45 o a 50? Quando vuoi festeggiare? Si sa che è 50. C'è sempre il suo fascino. Definitivo. Mamma mia, veramente tantissimo tempo. E sì. Noi ti conosciamo perché sei alla fine veramente un grande esponente dell'essere attori qui nel nostro territorio marchigiano abruzzese, però chiaramente sei un attore che viaggia anche l'Italia. Sì, sì, beh, ci sono diverse realtà che hanno accettato così progettualità, idee, soprattutto sulla poesia e anche su uno spiccato teatro contemporaneo. Cioè siamo giovani autori, no? C'è stato un tempo in cui lavoravamo con i corti teatrali, cioè un concorso nazionale dove ci sono anche buoni scrittori, certamente. La selezione era abbastanza ristretta, ma alla fine venivano segnalati 8 o 9 corti e tra questi c'era qualcuno che era degno di nota. Io ho addirittura proposto spettacoli di questa gente a Parma, a Piacenza. E quindi insomma prendevi i testi di questi ragazzi? Sì, giovani autori, quarantenni, trentenni, giovani scrittori, vincitori anche di altri premi nazionali. Insomma. E li portavi in scena? Sì, sì, sì. Per esempio, un incontro col pubblico anche molto intimo? Sì, per esempio l'ultimo addirittura che è stato... L'ultima esperienza era di un autore che si occupava di sport, ma così, quasi per diletto, scrisse un testo relativo alla vicenda della morte di un corridore ciclista al Tour de France, al Mont Ventoux, e da lì è partita tutta una vicenda di trascrizioni, di idee, e ha proposto questo testo che si chiama Gregari, che parla appunto di ciclismo, parla della vicenda di Coppi, e parla soprattutto dei suoi gregari e naturalmente del gregario in generale. Per cui è un testo dalla linea drammaturgica esaltante, soprattutto anche perché viene interpretato nei vari dialetti e si parla anche di Marco Pantani e naturalmente non mancano gli episodi dove la cronaca e purtroppo anche la tragedia è presente. Quindi oltre a quella del Mont Ventoux, di questo straordinario corridore che morì proprio quasi a ridosso del passo del Mont Ventoux, c'è anche la vicenda di Coppi, della sua storia con in quegli anni, che fu assolutamente così pubblicizzata ma anche un po' condannata, sì. E anche così, e questa di Marco Pantani. Naturalmente questo testo è stato trascritto, prodotto e naturalmente traslato in libro ed ha avuto un enorme successo, non solo rispetto presso i tecnici o presso gli sportivi, ma anche presso il pubblico vario. Sì, insomma. Quindi insomma poi quando il libro viene presentato, sì, chiaramente incontra anche il gusto dei tanti che magari, certo, del ciclismo non avevano proprio preso nulla in considerazione. Come si rapporta il pubblico a questi tuoi spettacoli? Perché spesso e volentieri tu ti presenti al pubblico da solo. Sì, sì. Quindi molto intimo, come dicevo prima, un leggio tante volte, una luce bianca, sì, e il tuo pubblico, di un'energia che va e viene in continuazione. Ma ti ringrazio di questa domanda, ma sai, l'idea era quella di poter non far tanto divulgazione o lezione, tante volte il teatro resta sempre il teatro, però molto mi rifacevo ad un'idea del teatro di Bertolt Brecht, del teatro che viene così definito di estraneamento, cioè dove l'attore in qualche modo deve sparire, cioè la presenza
di colui che matta, di colui che sostanzialmente precisa il suo ruolo e lo impone, naturalmente lo dispone a suo piacimento, io invece partivo da un'idea congetturale assolutamente contraria. L'attore sparisce e rimane la vicenda in sé. La storia, certo. Esatto, l'immagine. Per cui ho adottato questo tipo di principio, grazie anche all'esperienza che ho avuto con Franco Branciaroli, che è un attore milanese di straordinario livello e credo che sia il più grande attore italiano. Sì. Ho adottato questa, e così è partita la grande voglia di rivedere appunto il Faust di Goethe, l'Amleto di Shakespeare e così anche la Divina Commedia, l'Inferno mia. Di Dante, in chiave straniante. E questo era per dare al pubblico un'idea che la narrazione o l'evento può essere benissimo dissociato da un'idea rappresentativa, ma piuttosto invece proposta come un'idea testimoniale. Va bene, fra poco torneremo a parlarlo, un minuto di news e poi ancora insieme con il nostro amico Vincenzo di Buonaventura. 52 110 il nostro numero per i vostri messaggi. Vabbè, saluto chiaramente gli amici che fanno parte della nostra mattinata insieme, ma non dimenticate neanche la pagina Facebook R9 The New Radio, dove potrete rivedere anche l'intervista che stiamo realizzando con il nostro amico attore, ormai quasi 45 anni di carriera, Vincenzo di Buonaventura, e quindi dobbiamo preparare una grande festa, caro Vince, perché insomma 50 anni significa tanta roba. Ma 50 anni fa, quando hai iniziato, ma com'erano le cose? Pieno. Il mondo pareva pieno di promesse, pieno di possibilità, in realtà era oscuro, era anche abbastanza circoscritto, limitato. Questo, diciamo, anche che poi alcune promesse le ha anche mantenute, però poi il ciclo della vita è in qualche modo, sì, ti porta in alto, poi boom, certi schiaffi, ritorni per terra, anche sottoterra. Ma quindi, sai, si giunge ad una conclusione molto precisa, cioè che il fatto non puoi più contare sull'idea che ti assumano, ti prendono nelle grandi compagnie o grandi attori o grandi registi, ma ti componi il tuo teatro da te e ne fai uno specialissimo. Come hai iniziato? Beh, guarda caso, l'idea fu quella di fondare una piccola compagnia, no? Dei miei allievi, che gestivo una scuola e mi trovavo nel Veneto. Sì. E questa scuola ebbe così un enorme successo. Tra l'altro, molti di loro sono andati anche in quella che poi fu la vecchia bottega dell'arte di Gassman, no? Ah, sì, partimmo con questa idea. E venne fuori parecchie stagioni, parecchi giovani che hanno poi continuato anche questa esperienza. Così non ho fatto altro che fondare teatri. Credo di averne smontati e rimontati 6-7, anche città diverse, creare così bacini d'utenza e di ascolto e di partecipazione, e poi ricominciare da capo. Tuttora sto ricominciando da capo. E non ti stanchi mai? Guarda, un giorno che lo saprò forse smetterò, meglio non saperlo mai. Perché esatto, significa se non lo so smettere. Perché. E l'idea è questa di riportare il grande teatro classico. Ora mi sto occupando ancora una volta di Dante, ma soprattutto per la divulgazione della lingua italiana, ma per far conoscere l'aspetto più alto della commedia. Ma un'idea, una volontà è quella di riproporre il teatro classico greco. Siccome io spesse volte sono andato a Siracusa, ho partecipato alle grandi rappresentazioni che mega galattiche che fanno laggiù, e al di là delle scelte e delle proposte, interessante è il testo greco, riproporlo in chiave moderna. Ci sono anche autori moderni che hanno riproposto testi classici, compreso D'Annunzio, se vogliamo. E l'idea è quella di, la sto formando in questi giorni, sto selezionando gli attori, una giovane compagnia di teatro antico, teatro del dramma antico, per riproporre, guarda caso, in anteprima nazionale l'Antigone di Sofocle in un teatro all'aperto, da proporre alle 6:30 del pomeriggio e attendere l'imbrunire, naturalmente, come ma succede. Ma parliamo di estate o d'inverno, Vi, perché poi dopo fa freddo. La preparazione sta avvenendo adesso, in questi giorni chiaramente è in primavera, il periodo che sto cercando di accordare con i propositi di un comune dell'Abruzzo che ha un teatro strutturale ligneo all'aperto da 500 posti, è quello di farlo appunto in giugno, giugno-luglio, maggio, giugno-luglio, e la proposta è di riproporre il grande teatro all'aperto, no? Senti, ma il teatro all'aperto comunque prevede anche il non utilizzo dei microfoni, perché no, poi ecco, in questo caso laddove si può, però è chiaro che viviamo in una circostanza dove gli attori non, e gli spazi non sono preposti alla voce umana, così come lo erano i grandi teatri greci, esatto. No?
che lavoravano addirittura su coturni alti, più di un braccio, e con maschere e megafone assolutamente, assolutamente funzionali. Si amplificavano. Esatto. Poi c'era una cultura della voce stabilizzata con i cori, che noi chiaramente l'apporto, il supporto tecnico c'è, quindi il microfonico, però quasi invisibile, quasi impalpabile, che sembra quasi che la vicenda la puoi toccare con mano anche se sei a 20-30 metri di distanza. Ecco perché il problema degli spazi all'aperto è sempre riuscire a questo, e quando ci sono tanti attori non è neanche facile mettere a disposizione tante frequenze di microfoni. Esatto, no? Anche qui i cellulari, gli Android, i tablet, insomma tutto fa confusione. Allora ecco, una roba così tecnica di mia pura curiosità. Ma allora, questo è quello su cui stai lavorando. Sì. Quest'estate invece che cosa hai fatto di bello? Come hai deliziato il tuo pubblico? Ma sempre facendo teatro di piazza, no? Adoro moltissimo stare proprio nella piazza comune di un qualsiasi paese. Come un artista di strada. Esatto. L'ultima è stata Colonnel, proprio in una piccola piazza, sì. C'è stata anche pioggia. E abbiamo proprio proposto in chiave proprio così divulgativa o dialettica l'inferno di Dante, metà inferno, dal primo al 17° canto, e devo dire che la gente, al di qua e al di là di una spiegazioncella che in qualche modo mappava un po' l'itinerario, così ha seguito con molto interesse, partecipazione. Anche perché Dante è un pochino dentro ognuno di noi, poi c'è chi l'ha studiato bene, c'è chi invece ha perso dei passaggi importanti, poi abbiamo visto le varie chiavi date anche da Roberto Benigni piuttosto che tanti altri, insomma, quindi vedere un'ulteriore proposta non fa mai male. Sì, soprattutto se viene pensata proprio non più in chiave di lettura, tutto viene rigorosamente imparato a memoria, ma viene proposto con quella tecnica di cui ti parlavo, cioè voglio dire, l'attore deve sparire e devono comparire immediatamente immagini, situazioni, sensazioni, umori, sapori, odori persino, e quindi all'attore viene richiesto una giocosità oltre i limiti del possibile, quindi. E qui naturalmente l'ausilio della musica, le percussioni sono le più indicate, per quindi cui... In questo caso hai recitato con un percussionista? No, ero io il percussionista. Ragazzi, va bene, Vince, cioè veramente grazie. Sì, porto con me 4-5 strumenti di varie portate, di varie grandezze, e lì ogni canto ha la sua, il suo memento così percussivo. Naturalmente non mancano anche le immagini e qualche brano di accompagnamento. Bellissimo, davvero. Poi ancora meglio quando questi spettacoli, come credo sia successo proprio anche a Colonnella, sono in versione gratuita per il pubblico. Esatto. Incontrano un pochino tutti. Sì, gente di passaggio, gente distratta, gente che mangia il gelato, ma poi di lì a sentire la ridondanza e la forza della parola del pellegrino, del più grande pellegrino della storia, della letteratura. Credo che in qualche modo non si può restare indifferenti, anche se questo mondo pare che porti forzatamente ad un'idea di assenza, ma il nostro insistere proprio, vedi, sta in questo ricordare la bellezza, e lo facciamo cercando di appurare un po' anche noi. Dovremmo andare un pochino meno di corsa e soffermarci anche su questi grandi che hanno scritto qualcosa di forte. Anche perché molti trascurano, perché sono 100 i canti, ma ti posso assicurare che alcuni passaggi sono autentica sceneggiatura, autentica poesia di alto lignaggio universale. Bene. Comprensibilissime, ovviamente abbracciabile da chiunque. Quando leggete in qualche calendario di manifestazioni estive o invernali che siano Vincenzo di Bonaventura, beh, segnatevi la data, perché ascoltarlo è davvero un piacere. Quali sono i metodi per potersi mettere d'accordo con te, o per insomma vedere un sito internet, un contatto con te diretto? Sì, perché mi occupo sul mio computer, ci vado poco, però c'è un sito che va aggiornato immediatamente, credo che lo faremo in questi giorni, che si chiama appunto www.icot27.it, no? Icot con la K, Icot con la K27.it. Ci sono ancora le informazioni dell'anno scorso, ma a breve verranno fuori queste novità appunto su grandi spettacoli di piazza, naturalmente anche di intrattenimento e di teatro, e questa novità sul teatro classico. Va bene, l'anno prossimo insieme per festeggiare 50 anni di attività e poi ancora insieme per i prossimi spettacoli, perché verremo a vederti. Grazie Vincenzo di Bonaventura con noi. Grazie a voi. Chiudo la nostra diretta questa sera, chiaramente un saluto allo staff del ristorante La Greppia, perché staremo insieme, e vi ricordo la Sagra del Kart dal 10 settembre al Kartodromo di Val Vibrata, e poi per tutto il resto ce lo diremo domani alle 11. Ciao! Prima riga, prego.